Veronica. Veronica. Oggi parliamo delle piccole, non si può dire, ma lo dirò lo stesso, sfighe quotidiane. Quelle, hai presente piccole, quella che 3.000 euro! No, piccole o più grandi, tipo questa che è successa. Le piccole sfighe quotidiane, quella che dici, porca miseria, mi si è allagata la casa perché la lavatrice si è rotta, ho lasciato il cellulare a casa, mio figlio ha il raffreddore e io ho mal di piedi. Ma io conosco dei campioni di sfighe quotidiane. Intanto io ho te qua di fianco, tu poi hai me. Ma no, io... Che è una sfiga quotidiana non da poco. Questo è da campionato mondiale. Se fanno il campionato sfighe quotidiane, io prendo medaglia d'oro, argento e bronzo, tre medaglie. E anche una menzione speciale della esatto. Giuria di quindi fai. Quindi buongiorno. Quindi buongiorno. Allora raccontateci al 3487 300 200 oppure all'8011 906 le vostre rogne quotidiane. Oppure scriveteci a veronicain@rai.it. Sono sicuro che i nostri ascoltatori, quelli che ci ascoltano, sì, hanno tante cose. Speriamo. Sul tema hanno diverse cose. Oltre al fatto che ascoltate noi, e questo è brutto un po' per tutti, però rogne. Raccontami una. Io te l'ho raccontata subito, è successa oggi. Siamo in tema. No, io invece. Il cellulare, voi sapete, senza il cellulare io non vivo, non lo trovavo stamattina. Allora ho detto lo faccio suonare e non c'era in nessun punto della casa, che non è smisurata, insomma ho girato un po' a distanza e non c'era. Sai, invece io sono stata fortunatissima, oggi sono totalmente fuori tema perché mi era caduto sul sedile della macchina. Ma va? E ho ritrovato il vetro intatto. Ma dai. E il cellulare, quindi io oggi me ne vado. Ciao, parlate con Savino. No, oggi mi è andata benissimo. Quali sono le vostre sfighe di oggi? Io e mia moglie Letizia la chiamiamo sfiga lenta e ne subiamo molta, però meglio una piccola ogni tanto che anche una sola ma grossa. Ciao da Paolo, bravissimi, grazie. Cioè lui preferisce la cura della goccia. Esatto, la goccia cinese clink, clink, che scava la roccia. No, non ho la patente, però siccome non voglio raccontarti gli affarini miei, l'ho lasciato sul sedile di una macchina che non guido, ma è come dire, questa era una comunicazione di servizio. Cosa vuol dire? Sei andato in macchina con chi? 3, 4, 8. No. Adesso tu non hai la patente. Tu oggi pensa alla tua di macchina che te l'hanno fatta. No. 3487 300 200 per i vostri sms oppure 8011 906 per raccontarci le vostre sfighe quotidiane. No, faccio il camionista, la sfiga è quando piove come oggi, viaggio, non cade una goccia, scendo per scaricare, viene giù come Cristo la mandò, dice Etrusco. Mi dispiace. Graziano, allora mi tradisci. Ma non ti tradisco, sono solo andata in macchina con una persona. Oh, ma ragazzi, non possiamo stare a guardarci così nelle mutande l'un l'altro. Ragazzi, va bene. Comunque il cinema sulle sfighe ci ha fatto proprio i monumenti. 5 anni. Il capolavoro di un genio della chitarra rifatto da Polanco. Questo, sai che questo. Scusa se. Cosa ridi? Sono intrappolato in coda a tempo previsto di attesa 3/4 d'ora con una zampogna al posto della vescica. Auguri, Daniele da Torino. Queste sono le piccole sfide quotidiane. Hanno incendiato la palestra dove mia figlia fa kickboxing e mi tocca portarla in un altro paese. Incendio doloso, sarà stato qualcuno per farmi un dispetto, ma no, Germana. Non ti preoccupare. Senti, come si chiama lui con la vescica nel coda? Daniele, non mangiare cose calde, cioccolato. Ma cosa hai in macchina? Cosa che mangi cioccolato? Metti che c'ha nel cassettino delle stecche di cioccolato, ti viene una cosa che. Sai che io una volta l'ho fatto in un bicchiere in macchina. Scusate, no. Non ne potevo più, avevo un contenitore di yogurt. Chiediamo scusa alla regione Lazio e l'Italia tutta. Vabbè, però mi è successo. Ma l'hai fatta nel bicchiere? Ma siccome ho riempito. Scusa, l'ho riempito. Ho dovuto anche frenarmi, che tu non hai idea. Ho oscurato tutti i vetri con dei teli. E poi frenarci perché vedevo sto bicchiere che si riempiva. Ciao! No! Ciao, ieri sera dopo che mio figlio di un anno si era faticosamente addormentato nella pace conquistata tarda ora, sono andati in cucina a mettere in ordine, piano apro uno sportello e cade tutto rompendosi tutti i bicchieri. Che dite? Questo come si chiama? Secondo me questa si chiama simpatia. Un giorno, questa è stupenda. Marta, mi dispiace, ho preso un giorno di ferie per andare dal parrucchiere, estetista, eccetera, per farmi bella per mio marito e sono a letto con la febbre. Esatto, estetista come contento. Mi dispiace.
E pure lei, e pure Maria. Scusate, non è che noi ridiamo perché siamo delle carogne, ma perché tanto siamo tutti sfigati, no, si sa. Sai che, e comunque, questo è proprio il principio sul quale si fonda e si basa la comicità. Non solo, ma no, anche la solidarietà. Anche la solidarietà. Cioè, se tu parli di fortune, se tu dici a uno, guarda, ma sai che porca miseria ho trovato per terra 100 euro? Ti odia e basta. Esatto. Se tu dici, ma sai che ieri sono uscito di casa e ho schiacciato una cacchetta, ridono tutti. Allora, per esempio, non so se sia una piccola sfiga, ma l'altra settimana mi hanno rubato la macchina e ho preso un taxi con cui ho avuto un incidente. No. Grazie, mi dispiace. No, oh, fermi tutti, voglio salutare la mia amica Grazia di Nelson. Nelson è il suo cane. Ciao, Grazia, so che ci sei. Grazia di Nelson. Nelson è il suo cane. Io sono ma ti rendi conto che tu stai attribuendo la patria potestà? Lei si firma Grazia di Nelson. Ma hai disturbato la tua amica, no, anche lei. Io mi firmo Veronica di Arpo, di Nio, cioè, e poi ci firmiamo noi dei sì, nostri cani. Sì, ma lo capisco, ma allora... La sfiga maggiore, avere un geometra barotto, tra parentesi piemontese doc, come collega. Beh, dai, ma che cattivo. Barotto. Barotto, lì si dice. Mandarvi 3-4 sms, sbagliare sempre numero, arrivare a lavorare al freddo, accorgersi di aver dimenticato la stufetta elettrica a casa. Ciao Irene. Sì. No, dai. Questa è stupenda, dovevo buttare il sacco di spazzatura che tenevo davanti, al momento del passaggio sopra il freno a mano, trac, si è aperto il sacco, ero anche in ritardo, Fabrizio. C'è Francesco che ha detto, per portare una ricevuta e la cassiera chiacchiera di cose personali e non mi degna, esco e trovo una multa di 36 euro per divieto di sosta, scendo dall'auto accesa, chiavi inserite, chiudo la portiera, il mio cane mette la zampa sulla sicura e chiude, 2 ore per trovare le chiavi di riserva. Ciao Gerardo, la mia sfiga, parlare sardo male di una persona a Roma sull'auto e scoprire che lei mi risponde in sardo. Penso che basti, Stefi da Roma. Venerdì 17 ho tamponato, quasi 3.000 euro di danni, Maurizio da Treviso, ultimo giorno, ultima discesa, ginocchio che si gira, legamento rotto, venerdì 17, dice Fabio. La mia auto in sosta regolare, incidentata e poi sequestrata da un cretino che aveva investito una vecchietta, no, dice Rosa. Ciao, sono Luca, dovevo partire ieri per le vacanze, mi sono dimenticato la carta d'identità di mia moglie Sonia nella fotocopiatrice e adesso forse ci separiamo. Ma no, spero senti, velocissima, sì. Mi sfidanzo, per recuperare il rapporto andiamo in Croazia, perché lei ci voleva andare, andiamo in Croazia. Nel frattempo casino, sai, proprio dopo tanti anni di fidanzamento, le robe, le cose, l'imbianchino a casa per cambiare la casa, per levare le tracce del suo passaggio, tutte queste robe. Andiamo, arriviamo davanti alla frontiera, sì, non ho i documenti. Vi siete rifidanzati? No, immaginavo. Pagate 7 ore di parcheggio, il parcometro non ha stampato il biglietto e poi l'ausiliario del traffico mi ha fatto la multa. Autostrada Milano-Venezia, sera, nebbia paurosa, mia figlia vomita ovunque in macchina. Io non vedo nemmeno le piazzole o gli autogrill per fermarmi. Camera gas fino a Sirmione, orrore. Abbiamo al telefono Flavio e Massimo. Pronto? Flavio, sei tu? Sono Flavio. Iniziamo da Flavio. Allora, mi limito a quelle di oggi. Sì, bene. Riporto una doppietta, nel senso che questa mattina mi sono alzato per vedere se pioveva, ho guardato giù in parcheggio e vedo la macchina del mio compagno in appartamento con un vetro rotto. No. Sì. Allora, sono sceso, controllo, perché c'è dal terzo piano, non sei sicuro. Mm-hmm. Effettivamente era rotto. E gli hanno portato via il computer, il calmare, il telefonino. Ma che lo lascia in macchina? Dai. Solo io ho avuto la fortuna di qui fare cose in macchina che non vengono. Per il momento. Ma di dove sei, Flavio? Dove? Bell'uno. Praticamente mi metto a scopare i vetri per non passarci sopra, per non farare le gomme che ho comprato 15 giorni fa. Quando mi accorgo che piantata nella gomma c'è una vite grande come il chiodo della croce di Cristo. No, per così. E adesso sono del gommista che non lo può riparare perché il chiodo si è piantato sul bordo e quindi non è possibile mettere il tasto. La devi cambiare. Beh, hai vinto, Flavio. 100 euro di gomma. Molto bene, hai vinto. Oggi credo che abbia vinto tu. No, beh, dalla mia francata 2000... Ok. Poi ti do il telefono di Sabino e vi parlate su quanto ti paga di più. Grazie Flavio, ciao. Pronto Massimo? Buongiorno. Massimo, cosa succede? Allora, intanto, da oggi in poi ho questa fortuna e posso dire che ho parlato con Veronica. E mia moglie. Pensa che per molti è sfiga, pensa. No, guarda, sei una grande artista. E quindi è bellissimo riuscire a parlare con te.
niente. Grazie, dimmi che ti A Tavino non gli faccio i complimenti perché è uomo, quindi non. Capito. Uomini d'onore. Allora, che ci racconti? Allora, niente, io sono un portatore sano di fortuna. Ma è bene, no. Buono. Nel senso che riesco a portarlo agli altri, ma per me niente da fare. E l'ultima, ma così una delle tantissime, praticamente ero. Io sono un tecnico, mi occupo di varie cose, insomma ero in agenzia di viaggi di mio fratello per mettere a posto un centralino e serviva il manuale ma non si trovava. Ok, provo a fare degli aggiustamenti tecnici, mentre ero lì a saldare dei fili mi sfugge il saldatore che ovviamente per riprenderlo al volo con la mano sulla punta. Oddio, Massimo, scusa se rido, ma tu puoi immaginare, no? Ecco, allora in quel momento nel tentare di trovare qualcosa per tamponare un po' la ferita aperta, perché si era proprio scollata la mano, apriamo tutti quanti gli sportelli dell'armapietti e cosa esce fuori? Il manuale. Quindi come vedi, la figa mia porta sempre porta bene agli altri. No, vabbè, dai, vabbè. Tutto sommato è stato molto Massimo, utile. La mano adesso è a posto? La mano sì, è in via di guarigione, ma coraggio, coraggio. È stato Massimo. Doloroso, è stato ciao. Doloroso. Ciao Massimo. Grazie. Ciao. Il panettone, quello di tuo fratello, il panettone mi ha provocato una tripla frattura del piede. Ho usato il ghiaccio rapido per il gonfiore, ma si è rotta la busta e mi è andata l'ammoniaca negli occhi. Basta, sì, Ermanno, basta. Basta, non ce la faccio più. Ascoltiamoci Robert Foss. Sì. Che a me piace sto ragazzo, vado controcorrente. Roberto Posta? Roberto Posta mi piace. Bene, Robertino il postino. Da oggi Robertino il postino. Non tutte le sfighe vengono per nuocere. Anni fa diluvia, esco da casa e trovo una ruota della macchina bucata. La cambio, vado 20 minuti dopo la stessa. Si ferma in una strada piena di buche, scendo mentre passa una macchina e mi innaffia da capo a piedi. Mossa da pietà, la macchina si ferma e scende una donna fantastica da sogno. E per farsi perdonare oggi è mia moglie. Un bacio, no. A Marco, vedi come andate. Allora, questa non è sfiga. Grazie Lorenzo, innamorato di me, forse tu dici che sono una sfiga. No. Sfiga è quando mi accorgo che 8 dei 12 profilattici che acquistai tempo fa con ottimismo sono scaduto. Grande, 600 chilometri in moto per fare una sorpresa al mare e arrivare 20 minuti dopo che aveva preso l'aereo per tornare a casa, dice Cos. Veronica, sei dolcissima quando fai la vocina. Grazie. La sfiga di oggi, fare la fila alla posta e ritirare una raccomandata per un modello unico che risulta non pagato, 300 euro, uccide il commercialista. Scusa, sì. Scusa Veronica, tu che te ne intendi? Quando scade un preservativo cosa succede? Non lo so. Fa le bolle, cosa fa? Forse ride. Forse comincia a fare. Dio, Savino, sai che quando porterai la tua macchina a riparare incontrerai una donna stupenda che ti cambierà la vita? Altro che sfiga, dice a Rosalba che dice, ma fammi sapere. Rosalba, ma fai la carrozziera. Ecco, esatto, io lui già ci sta a provare. 10 agosto, 40 gradi, invitati a un matrimonio, cominciamo a prepararci facendo lo shampoo e la doccia. A metà tutti insaponati, il comune ha tolto l'erogazione dell'acqua per l'emergenza idrica. Siamo andati alla festa risciacquati dalla Ferrarelle. Meraviglia. Questa è stupenda, mia figlia macchia la sua gonna blue jeans preferita poco prima di uscire, te la smacchio io, dico, prendo dal mobile lo spray e spruzzo, era candeggina. Brava Barbara. Pronto Lucia? Pronto Lucia. Buongiorno a prescindere. A prescindere. Ottima giornata. Allora, che ti è successo? Allora, premetto che sono in provincia di Milano, piove, la cosa non è di secondaria importanza. No, direi che no. Primaria. No. Ecco, primaria è benefica perché toglie lo smog ma lo butta tutto sulle macchine. Allora io cosa decido di fare? Comunque dopo essere uscita da un centro commerciale dove peraltro avevo preso la batteria del telefono che nuovo non funzionava, nuovo perché me l'avevano rubato settimana scorsa, decido di andare a lavare la macchina in questo auto fai da te, bisognava caricare la tessera e già lì non era semplice, avevo solo 2 euro, però dico ce la farò, metto dentro, carico la tessera, metto la tesserina, comincio a usare il pulicerchi, non esce niente perché usciva da dietro tutto sul mio piuminetto Besolino messo ieri perché ho detto st'inverno non lo metto perché si sporca. In tutto questo mi esaurisce mezzo credito, quindi mi rimane 1 euro. Finisco di lavare sommariamente la macchina, la sciacquo perché poi se non la sciacquo bene rimane il sapone appiccicato. Decido di tornare a casa dove peraltro non hai potuto lavarla dall'inizio perché ho già
giardino ho la pompa disponibile. Mentre faccio questo ragionamento e dico adesso lavo il piuminetto, mi viene in mente cosa avevo nella tasca destra del piuminetto? Il telefono con la batteria nuova che si è tutto bagnato. Benissimo. Brava, Lucia, sei fortissima. Forza vinci tu, hai grazie, grande Lucia. Possibilità di vincere. Ciao. Ciao Lucia, nel frattempo arriva il mio cane, si è papato un prosciutto intero, corro dal veterinario, baci Claudio, ma sì, ma lascialo digerire.